Questa è una chiusura politica, no? È stata decisa anni fa, quando Leni ha deciso di uscire dalla chimica, ma non se n'è presa la, diciamo, la briga di sporcarsi le mani. Noi siamo qui dentro commissariati, non possiamo abbandonare gli impianti e non siamo pagati. Dopo 25 anni, almeno per quanto mi riguarda, questo ringraziamento. La politica ci ha abbandonato, Leni ci ha abbandonato, dopo averci spremuto per molti anni. 170, 176 metri. 170, 170, 176 sprechi. Noi abbiamo iniziato, diciamo, a fare delle proteste creative. E con questo tipo di proteste, tranquille, civili, non violente, abbiamo riavvicinato anche la popolazione a pensar bene della chimica a Marghera. La Vinis è scoppiata in questa deriva, cioè nella consapevolezza di tutti che il domino prima o poi avrebbe toccato anche Vinis. Il problema di Vinis è il problema di Porto Marghera, in effetti. È tutta l'area che viene deindustrializzata. E qual è la caratteristica? La non scelta. Non si è scelto né un modello né un altro. Sono passati 3 anni dalla vicenda Vinis. E in 3 anni, cioè, il punto di arrivo è questo. È stato un commissariamento fallimentare. La nostra anche denuncia è stata questa. Cioè, veramente siamo di fronte ad un clima, posso dire, anche pericoloso, perché dal momento in cui non c'è un'assunzione di responsabilità, non c'è un senso comune che intervenga per la difesa del lavoro, che adesso la parola lavoro verrà detta a sproposito da tutti quelli che vorranno i voti, no? Ma la richiesta che noi facciamo proprio in questi ambiti è proprio di merito, e di iniziare veramente a dare delle risposte che da tempo ci stiamo aspettando. Se ci vogliono mandar via, ci mandano via che siamo in piedi, sulle nostre gambe, e non ci siamo distesi a nessuno. Non stai subendo una situazione, ma stai portando avanti un'azione per la quale, insomma, ti senti vivo, ecco. Ti senti di essere vivo. Mentre quando subisci, sei morto.